Fermi tutti, andate a chiamare i vostri amici. Non vorrete perdervi questo episodio dei ragazzi di Padre Tobia, spero. Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino. Chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io. Oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie. Avanti coraggio, avanti coraggio, chi mette il formaggio? Io. C'è un film che mi piace, con i cavalli, i pistoleri e gli sceriffi. Ma non posso venire, chi mi presta 100 lire? Io. Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. La cosa più importante è non essere solo. Trovare ogni istante uno che ti consigli, che ti porta la mano. Nei momenti belli e brutti di ciascuno. Proprio lei, signor Sagrestano. Bisogna farla finita con queste galline, sa? Si sono beccate tutte le piante dei gerani e anche quelle dei garofani bianchi. E già, lei non le sorveglia, anzi forse è proprio lei che le manda all'assalto per farmi dispetto. Ma stia attento, sa, perché io la denuncio e poi le faccio ripagare anche i fiori. Befana! Come si permette? Befana a me! No, signora, io le mie galline non lo passano mai il confine, mai. Lasci stare le galline! Lei mi ha detto Befana. Che? Come che? Lei mi ha chiamata Befana. Io? Ah, oserebbe anche negarlo adesso? No, io ho detto piro alle galline e basta. Che gli dicevo? Befana alle galline. E Befana, no. A me, l'ha detto a me, non alle galline. Io ero qui, stava annaffiando i fiori, e ho sentito lei che diceva Befana. Befana! Befana! L'ha ridetto, eh! E anche due volte. Provi a negarlo adesso, provi! Io l'ho sentito un Befana, ma non l'ho detto mica io. Io stavo zitto. Ah, mi prende anche in giro, eh? Ma io la denuncio, sa? Io vado dai carabinieri. No, io non c'entro. Io stavo zitto, stavo proprio così. Si può sapere che cosa succede? Ma come? Non lo sai, mi è scappato Sigismondo. E chi è Sigismondo? Pappagallo. È andato sulla strada, sugli alberi. Si riprende adesso! Sugli alberi della strada! Come vede, padre, non si tratta più di piccole somme. Insieme costituiscono un credito più che rilevante. Comunque un importo che non si deve più superare. Lo credo bene, avvocato. Nemmeno una lira. Ah, non c'è dubbio. Adesso si deve pensare solo a recuperare. E sul come e sul quando i miei clienti sperano di avere da lei dei suggerimenti. Io mi rendo conto del vostro stato d'animo, ma al momento la situazione non è certo migliorata. La gente che lavora al circo non riceve più la paga. E ora che avete sospeso le forniture, non ha più nemmeno da mangiare. Se ne stanno andando tutti. E noi l'avevamo previsto, ma lei ci aveva invitato ad aver fiducia. Infatti, ed è quello che vorrei fare ancora. Ah no, a questo punto sarebbe irragionevole, insensato.
La gente non va più al circo perché è venuto a mancare l'unico numero di attrazione, il pappagallo che è fuggito. E siccome ormai è evidente che il pappagallo non tornerà, chissà com'è finito, non c'è alcuna possibilità che quella gente si rimetta a galla. Perciò i casi non possono essere che due. O lei trova un modo per rifondere i creditori, o io preparerò gli atti per un'azione di sequestro. E al più presto possibile. Naturalmente. Io? Anzi, gli amici della parrocchia hanno già fatto quanto era possibile, lo sapete bene. Fino a qualche settimana fa tutti i conti in sospeso erano stati saldati. Questo è vero. Già, ma quelli mangiano tutti i giorni. Non lavorano, ma hanno un ottimo appetito. Un quintale di pasta in una settimana. Dunque, cosa suggerisce? Non ho mezzi io. E purtroppo non posso chiedere altri sacrifici a chi ha già dato il suo aiuto. Così non resta che procedere a un sequestro. No. No, ci sarebbe una terza via. Ho capito. Aspettare ancora. Appunto. La gente del circo non ha perso la fiducia. Ma se voi procedete al sequestro, gli toglierete ogni possibilità di ricominciare. Io sono venuto qua per parlare in termini d'affari. Potrete fare un ottimo affare anche così. Con una nuova prova di solidarietà. E lei che impegni prende in concreto? Io non posso offrirvi che la mia fiducia. Ma se volete, ecco, posso anche prendere un impegno concreto. Darò la mia collaborazione alle ricerche del pappagallo scomparso. Questa è bella! Io credo che lei stia proprio scherzando. No. Le assicuro che sono assolutamente serio. Io penso, a nome dei miei clienti naturalmente, che non ci resti altro da fare che passare alla preparazione degli atti. No, aspettate. E se gli concedessimo altri 10-15 giorni? Non si farebbe che peggiorare la situazione. In 15 giorni possono succedere molte cose, avvocato. Non accadrà un bel nulla. Comunque, vada per le 2 settimane di tempo. Però, sia ben chiaro, noi non forniremo più niente di niente a quelli del circo. Per me è sbagliato, ma se decidete così... Io mi rimetto alle vostre decisioni, signori, ma sapete bene qual era il mio parere. Grazie. Grazie, signori. Su, zio, mangio almeno questo. Da ieri hai bevuto solo un caffè. Sono buoni, me li ha portati Giacinto. Ma no, mangia tu, cara, mangia. Tu ne hai più bisogno di me. So po'. Pappagallo della malora, ma come, ma come? Uno lo alleva, gli insegna a parlare, gli dà anche un nome, lo tratta come un figlio e lui se la squaglia, ecco, se ne va chissà dove, e ci lascia nella più nera miseria tutti. Ma io se lo prendo, sai, lo prendo per il collo, glielo strappo, glielo stringo, glielo tocco. Povero Sigismondo. Povero Sigismondo, il meno che gli possa capitare, dopo tutto quello che ci ha combinato. Ma che vuoi che capisca? È una bestia. Era una bestia, capisce? Capisce come se capisce? Ma tu l'hai mai sentito parlare soltanto una volta a sproposito? Se ti dice cretino è proprio perché ti vuol dare del cretino. E se ti dice grazie è proprio perché ti vuole ringraziare. Lo sapeva lui che ci lasciava nei guai. E come se lo sapeva? Secondo me Sigismondo aveva bisogno di un po' di libertà. Ha trovato il modo di volar via e ora se la gode un po'. Sì, sì, e ci ha ridotti alla fame. Guarda, 2 mesi che non c'è lui. Guarda come siamo ridotti. Non viene più nessuno a vedere lo spettacolo. Sì. Tutti quanti prima venivano per Sigismondo. Ecco, Sigismondo e basta. E adesso invece guarda come siamo ridotti. Secondo me sì. Prima o poi Sigismondo torna. Vedrai. No. Quello non ci pensa nemmeno. Sigismondo. Quello non torna. Ecco, è un pappagallo pieno di boria e basta! Ecco che cos'è! Un pappagallo pieno! Buongiorno! Buongiorno, padre! Come va? Mi trovavo a passare di qui e ho pensato di farvi una visita. Troppo buono, grazie. Ci sono novità? Sì, altro che come. Se ne sono andati tutti, ecco. Il volteggiatore e la volteggiatrice se ne sono andati. Anche la ballerina che ballava sullo scanno e quella che camminava sul filo d'acciaio teso qui nell'arena. Non si lavorava e a non lavorare non si mangia. E io loro ho detto, andate a trovarvi un altro lavoro, altrove, così siamo rimasti soli qui tutti. Ne capisco. È una situazione difficile. Difficile. Drammatica, direi, sa. Ma... tutta colpa di quel pappagallo dannato.
I creditori per ora non si fanno vedere, ma io non ho mica capito come mai, sa. Ma se saltano fuori, qui non si salva nemmeno una tavola, non si salva. L'importante è che per il momento stiano quieti e che non manchi l'indispensabile. Beh sì, lo so, lei ci aiuta. Grazie. Ma crede che voglia vivere di carità? Sempre. Io ho avuto circhi con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 posti a sedere. Tigri, leoni, zebre, cammelli, cavalli che volteggiavano. Altro che pappagalli, sì, successi in tutto il mondo. Uno striscione immenso, grande così. Fulmine, il re dei clown! Ecco. E adesso dovrei vivere di carità. Io. Beh, non esageriamo con l'orgoglio, caro Fulmine. Può capitare a tutti di avere bisogno di aiuto. Basta saperlo accettare alla stessa maniera con cui si sarebbe disposti a darlo all'occorrenza. Non deve far caso alle parole dello zio. È fuori di sé in questi giorni. Ma le siamo molto grati di quanto sta facendo per noi. Non è questo che conta. Ecco, io sono venuto qui perché mi era venuta un'idea per il vostro Sigismondo. Un'idea per Sigismondo? Sì, avete detto che è in giro per il quartiere, no? Infatti. Ah, quello non si allontana, ne sono sicura. Beh, tanto meglio. Io ho pensato che potrei darvi una mano a cercarlo. Lei? Anch'io, se sarà necessario, ma meglio di me potranno fare i miei ragazzi. Sono abili e pieni di buona volontà, e ora che le scuole sono chiuse hanno anche molto tempo libero. E così io pensavo no, che... Padre, se non decide Sigismondo di ritornare, non lo prende nessuno, no, nel modo più assoluto. Per esempio, l'altro giorno l'hanno sorpreso che volteggiava nell'orto della parrocchia. Gli sono corsi dietro in 20, che cosa hanno combinato? Niente, nel modo più assoluto. Per forza! No. Non sanno nemmeno come ci si deve regolare per farlo avvicinare. Ma se noi glielo insegniamo... No, quello è furbo più di una scimmia. A tempo perso, padre, nel modo più assoluto. Comunque, io direi che varrebbe la pena di tentare, no? E per fortuna i miei ragazzi hanno appunto del tempo da perdere. Ma sì, zio. Glielo diciamo noi quello che devono fare e dire. Giro, giro tondo, viva Sigismondo, grande pappagallo, scendi da cavallo, vieni qui da me, flume ancora luce che era... Bravissimo! Le scarpe non avevano nemmeno la suola, allora ricordatevi, non dovete sbagliare nemmeno una parola, una sillaba della formula magica, perché basta sbagliare una sillaba e un movimento va tutto a scatapascio. Sapete che cosa fa Sigismondo? Dice pappagalli e se ne va. Ecco che cosa dice Sigismondo. Ci penso io, signor Fulmine. Oh, bravo. Prima di andare a casa tutti sapranno le mosse e le parole. Benissimo. Io li so già, vuoi vedere? Anch'io so tutto. Bravo. Voglio proprio vedere. Sì. E guarda, Qui. Scusa. Giro, giro tondo, viva Sigismondo, grande pappagallo, scendi da cavallo, vieni qui da me, flume ancora luce che era vera. E ora tocca all'altro. Dai, bravo, bravo. Attento all'ultima parola. No! Ecco, cominci a sbagliare subito dall'inizio, no? Le mani bisogna batterle prima dietro e poi davanti, prima dietro e poi davanti, andiamo, continua. Vai con la formula. Giro tondo. Viva Sigismondo. Grande pappagallo. Scendi da cavallo. Vieni qui da me. Più speditezza. Fiume cece. Parabè. Non dovete ridere, è una cosa seria e molto importante. Non dovete sbagliare il movimento avanti. Riprovate. Prima dietro e poi avanti. Prima dietro e poi avanti. Momento. Scendi da cavallo, vieni qui da me. Come ancora luce che era me. C'è una signora della televisione che ti cerca. Hanno trovato Sigismondo. No. Lo vuole per uno spettacolo. Oh, questo è un colpo da cintura nera! Si tratta di uno spettacolo di varietà televisivo che curerò io. Fantasia è il titolo. E ho pensato che il suo pappagallo potrebbe costituire uno dei numeri più interessanti. Amici miei... Amici miei che lo hanno ascoltato, me ne hanno detto meraviglie. Così. Io avrei pensato a un gioco di botta e risposta. È così, direi che in linea di massima la cosa mi interessa. Ma dovrei saperne sì di più. Che cosa deve fare effettivamente il mio pappagallo? Orari di lavoro? Se c'è la pausa mensa, primo o secondo
canale, lei capisce? Zio. Beh, sì, sì, ma naturalmente cercheremo di far collimare gli orari degli spettacoli, lo spettacolo della televisione e lo spettacolo Sidney. Sì. Sto parlando con la signorina Sara Dassi, è scritto anche nel biglietto che le ho consegnato. Ah, sì, infatti, grazie, sì, il biglietto. Mm. E ora, se si potesse vedere il pappagallo, così per avere un'idea di massima su quello che sa fare. E così sì, un'idea di massima, tutto quello che vuole, sa, sì, sì. Sigismondo parla in inglese, in francese, in tedesco, in russo, in cecoslovacco, in atazeco. Oh, anche interessante, in... sì, davvero. È interessantissimo, ma per il momento non c'è. E appunto, quello che volevo dire io, Sigismondo... No, Sigismondo, ecco, è vero, è in trasferta. Ecco, è in trasferta, è andato a Berlino, sì, per un grande spettacolo. Ho un fratello che anche egli ha un circo come questo, vero? Lui fa spettacolo a Berlino e tornerà, dunque vediamo, fra una settimana. E senz'altro sarà da lei in TV, fra una settimana, sì. Peccato. Lei capisce, sarebbe stato utile che io mi rendessi conto. Ecco, sì, sì, come? Almeno un'idea generale. Ma io capisco perfettamente, ma cosa vuole? Sigismondo, il richiesto va in qua, va in là, Sigismondo... Sigismondo, attenta la sigaretta, Sigismondo gira il mondo, gira il mondo. Ha fatto anche la rima, vede, Sigismondo gira il mondo. Bene, allora faremo come ha detto lei. Dunque, vediamo un po'. Sì, veda, veda. Vediamo. Veda con... Io parto 3 giorni, poi torno. Ah, lei parte. Ho degli impegni. Ecco, me lo porti sabato della prossima settimana. Tra 10 giorni sarà tornato, no? Tra 10 giorni vediamo un po'. Dunque, il nostro calendario di lavoro. Dunque, Berlino, poi uno Zagabria, sì. Beh, senz'altro, fra 10 giorni sarà di ritorno e verrà in televisione la società col suo nome, cognome, professione e tutto quel che vuole. Dunque. Bene, grazie allora e arrivederci. Arrivederci, signorina. No, di là il reparto fiere. Ah. Da questa parte, sì, sì. E ora come si fa? Che si fa? Giro, giro tondo, viva Sigismondo! Grande pappagallo, scendi da cavallo, vieni qui da me. Siete voi il padre? Giro, giro tondo. Viva Sigismondo. Grande pappagallo, scendi da cavallo, vieni qui da me. E poi? Fume, lume, una specie di così. Vieni qui da me. Lumen, ancora luce, che era bene. Fumen. Lumen. Flumen. Cosa cuce? Luce, luce. Giacinto, luce. Fume, luce. Che era bene. Che ora è? Che ora è? È difficile. Che è difficile, padre, è difficile. Pronto? Ah sì, Gianni, sono io. Sì, dimmi. Bene, bravi. Aperti, ragazzi. Sembra che questo benedetto pappagallo abbia deciso di farsi prendere. Padre, padre. Che bisogno c'era di salire sul tetto? Non poteva farsi vedere in un tratto allo scoperto? Proprio così. Cucciolo, sta arrivando padre Tobia. Eccolo. Coraggio, coraggio. Non muoverti, lascia le mani quando te lo dico io. Lascia ora.
Su. Su, ancora. Dentro. Ora il più è fatto. Come il più? Devono arrivare dall'altra parte ora. Ma adesso c'è Rino che ci pensa con la corda. Aspetta, Rino. È sicura, padre? L'ho legata alla ruota del carro. Ce l'abbiamo fatta così. Non ci resta che scendere, attenzione, Pensavano i ragazzi ad aiutarci. Su, prendi. Ma guardate un po' questo pappagallo spelacchiato, quante ce ne fa passare! Concedo. Si tratta di una iniziativa generosa, ma dobbiamo purtroppo arrenderci all'evidenza. Noi non siamo più in grado di far niente per questa gente del circo, che ora poi sono ridotti a due, e non possiamo dare alcun affidamento serio ai creditori. Questa storia del pappagallo, consentimelo, sta diventando ridicola e pericolosa. Per noi che ci crediamo è una storia molto seria e impegnativa. Troppo. Se, come dicono quel bambino, cucciolo, per correre dietro al pappagallo, ha rischiato addirittura di cadere dal tetto d'un fienile. Sì, questo è vero. È stata un'imprudenza inutile e io sono intervenuto in ritardo. Me lo sarei davvero perdonato se fosse accaduto qualcosa di grave. E dunque? Vale davvero la pena di continuare questa corsa? Dietro un pappagallo? Ha un senso? Un'effettiva utilità? È un'occasione importante per i ragazzi, una piccola impresa in cui credono perché sono convinti di fare qualcosa di utile per il prossimo. Io so che li deluderei se dicessi loro di sospendere le ricerche. Ma se sono soltanto inutili? Anche se fossi certo che sono sicuramente inutili, io penserei che sarebbe importante continuare. La buona volontà non si dimostra soltanto quando si conseguono risultati positivi. E sia. Ma che almeno nessuno vada più a fare l'equilibrista sui tetti. Anita! Anita! Che è successo? Ma come che c'è? Che è successo? Ma come? Qui non c'è nemmeno un fiammifero, un prospero, un Minerva, niente, niente, non c'è niente. Va bene che non abbiamo una lira, non abbiamo una lira. Non ti sarai ridotta a mangiare i fiammiferi! Sono finiti e non li ho ricomprati, tanto a che servono? Sì, tanto a che servono. Com'è che servono? Ad accendere la sigaretta servono, no? Eppure me le ricordo, uno ce n'era qui. Ah, me lo ricordo perfettamente, sarò morto di fame, svampito, ma mi ricordo perfettamente che qui c'era un fiammifero. Ah, se me lo ricordo io, sì. Il fiammifero era qui. Forse era questo. Fondo pappagallo, sì. Era questo, sì. Oh, tu perdi il birichino dove che sarà andato a cacciare il fiammifero. Bella sigaretta, eh? Finalmente una buona sigaretta, una sana sigaretta. C'è anche lo spezzone. Ti ricordi che aveva lasciato qui tempo addietro la segretaria della televisione, Lila Saradassi? Ecco qui. E adesso lo accendiamo. No, non è molto adatta questa scarpa. Ecco qui. Zio, guarda in alto! Guarda in alto! Su! Oddio, guarda in alto! Ma che guarda?
guarda in alto, guarda in alto, guarda come siamo ridotti, guarda, non mi posso nemmeno fumare una sigaretta. Lo sai che giorno è oggi? Tu lo sai? Giovedì. Ecco, giovedì, è fra due giorni, è fra due giorni, dunque, se oggi è giovedì, fra due giorni, dunque, giovedì... Fra due giorni è sabato, sabato, fra due giorni è sabato. E come faccio io? Che cosa vado a raccontare io lì alla segretaria della televisione, alla Sara Lassi? Cosa vado a raccontare che non c'è? Ma in due giorni possono accadere tante cose. I ragazzi di Padre Tobia stanno sempre in giro per questo. Sì. Dalla mattina fino al tramonto. Già tre volte sono riusciti ad avvicinarsi a Sigismondo. Ecco, sì, già tre volte sono riusciti ad avvicinarsi. Ma non hanno combinato niente, non hanno combinato nulla. Ecco, dove... Dove si sarà andato a cacciare quel birboncello di Sigismondo? Ecco, ma dove sarà andato? E se poi dopo lui volteggiando così si posa, ecco, in un angolino e si mette a razzolare, ecco, lui razzola, lo scambiano per una gallina, gli si avvicina, qualcuno... gli torce il collo, ma che non posso nemmeno andare ad avvicinarmi e dire vieni, vieni Sigismondo, perché appena vede me sembra che veda il diavolo, sembra che veda. Ma se lo riprendono e gli parli farete pace. No, no, ma che pace, sì. Pace, non c'è di pace, no, 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 sai che cosa faccio io? Appena lo vedo io, perché lui tornerà, sai, sì, sì, glielo metto sulla tente, sì, scusa, sai, scusa, e gli dico, mettete sulla tente! E poi prendo un bidone, no, un bidone meglio di no, un boccale, non nemmeno un boccale che potrebbe affogare, ecco, un bicchierino d'acqua, così, e glielo scaramento in faccia. E poi dopo lo asciugo bene bene, poi lo riempio di improperi, lo riempio. Altro lo che, dici sì. Ma non lo farai, no, è no. Come un figlio per te Sigismondo, vedrai che vi metterete subito d'accordo. No. Anita, signor Fulmine, ho visto Sigismondo, ero andata in campagna a prendere il latte per il bar. Sigismondo si trova nel giardino di una villa, Villa Solaria, a 5 o 6 chilometri da qui. Ma com'è? È proprio sicura che sia Sigismondo? Sì, certamente, mi ha chiamata, Susanna, Susanna. Ah, e poi ha aggiunto brutto Fulmine, brutto Fulmine. Ah, ha aggiunto proprio brutto Fulmine. Ah, allora mi pensa, ha aggiunto brutto Fulmine. Ecco, e allora lui, è lui, presto, andiamo tutti quanti ad avvertire i ragazzi di Padre Tobia. Tobia, ha detto brutto Fulmine, ha proprio detto brutto Fulmine. Sto qua io. Piano, Guccio. Sì, ridi. Questa è la giacca delle feste. Non si poteva entrare dal cancello. Già, e come facevi? Non c'era nessuno. Hai visto quante volte abbiamo chiamato? Se avessi una villa bella come questa, non mi muoverei mai di qui. Ah, come si sta bene. Zitto, che Sigismondo è lì intorno. Giacinto, guarda là. Lo vedi, è Sigismondo. Io non vedo niente. La vedi la caccia? E allora? Saltella qua e là, è lui, Sigismondo. Lo vedi? No. Beh, non fa niente. Io ci sono venuto, ma non sono convinto. Noi due soli. E poi quel pappagallo è furbo e ce l'ha con me. Sì, già, e come facevi ad avvertire i ragazzi? Erano tutti in giro. E allora che si fa? Dove vado io? Tu vai di là. Di qua, anzi. E io vado di qua. Di là. Di là. Senti,
non ti salterà in mente di andare di nuovo sul tetto. Ma no! Stavolta non c'è padre Tobia e io non ti vengo a riprendere. Lo so, hai paura. Io ho paura. Se avessi i soldi del biglietto andrei anche in aeroplano. Sì. Sono un po' grosso e ho paura che il tetto si sfondi. Lo so, ho capito, ma io sul tetto non ci vado. Bravo, rimani basso. O il pappagallo scende o non se ne fa niente. Vabbè, d'accordo. Adesso sbrigati, se no quello si allontana. Attenta, Giacinta! Attenta, Giacinta! Ma che cosa dici? Mettiti con le mani in alto. E adesso chiama il tuo compare. Sì, sì, sì. Quello che ti ha gridato di stare attento, che poi è fuggito con la cesta. E gli serve per la refurtiva la cesta, eh? E bravo. Credevi che nella villa non ci fosse nessuno e volevi fare un'altra visita. Ma adesso facciamo tutti i conti, compreso quello dell'argenteria che è sparita il mese scorso. Avanti, chiamalo! Io... Lui... Chi devo chiamare? Non fare lo scemo, chiamalo! Va bene... Giro tondo! Viva Sigismondo! Ma cos'è, vorreste anche prendermi in giro? No, Sigismondo... il pappagallo... Insomma, basta! Spiegherai tutto alla polizia! Perché ora io vado alla villa e chiamo la polizia. Così hai finito di fare lo spiritoso e non cercare di fuggire, perché io sparo. No, io sono un sacrestano. Tu sei un ladro. No, io sono venuto qui per Sigismondo il pappagallo. Cosa, il pappagallo? Sì, il pappagallo è venuto qui e sono venuto anch'io, ed anche Cucciolo. Altrimenti Fulmine resta senza pappagallo e non va più alla televisione. Andiamo via, non raccontare storie, muoviti e tieni le mani in alto. Sì, avanti, cammina, cammina. Ma non mi volete proprio credere? E come no? Sei un sagrestano, no? E vai in giro per le case degli altri a cercare i pappagalli. Avanti, cammina! 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 Sì, sto camminando! Avanti! Vai! Sali! Che cosa sale? Entra dentro! Entra dentro! Ah, sei qui, eh? Ah! Giro tondo, viva Sigismondo! Viva Sigismondo! Grande pappagallo, scendi da cavallo! Scendi da cavallo! Vieni qui da me! Non ancora luce carave! Dai Sigismondo, su! Vieni qui! Bravo, adesso vieni che ti devo portare a casa! Su, Sigismondo. Piano, eh? Signore? Padrone? Signore? Padrone? Padrone? Signore? Finché si scherza, ma voi mi ci avete chiuso qui dentro. Per chi mi avete preso? Per chi? Signore? Signore col fucile da cacciatore? Io voglio andar via di qua. Padre Tobia mi aspetta! Devo tornare alla parrocchia! Signore! Signore! Signore col fucile da cacciatore!
Padrone? Padrone? Cucciolo! 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 Appena ci hanno avvisato siamo corsi qui. Scusi. Ma tu dove stavi andando? L'ho preso! Ho preso Sigismondo! L'hai preso? Ma come hai fatto? Cucci! Facci vedere! Tu sei attenti perché scappa, eh? Assente perché scappa! E come hai fatto? Con la formula magica? Sì, prima ho fatto le mosse, poi ho cantato la canzoncina e lui è sceso dall'albero. Chissà come sei contento, Fulmine. Ha fatto Fulmine! Ha fatto Fulmine! Sigismondo, ma Fulmine ti ha insegnato a parlare, no? Non sapevi dire nemmeno una parola se non c'era lui. Allora sei proprio un grave. Viva Sigismondo! Viva Sigismondo! Su, ragazzi, andiamo. Andiamo, sì, andiamo. Salve, ragazzi. Sapete dov'è Villa Solaio? La Villa Solaio è... Certo, è meno di un chilometro da qui. Sentite un po'. Al bivio dovete girare a sinistra. Sentite un po', avete visto mica per caso un tizio che portava una cesta di vimini? No, grazie. Una... Ma questa è una cesta di vimini. E allora che vuol dire? Mi ha telefonato il commendator Forra, il proprietario di Villa Solaria, e ha detto di aver visto un ladro che scappava con una cesta di vimini come questa. Allora di certo non parlava di noi. Chissà quanta gente va in giro con una cesta di vimini in campagna. Anche mia zia ha una cesta di vimini. Anche la nonno. Anche mio cucù. Cugino. Va bene, ragazzi, mi dispiace se l'apro. No, non si può. Come non si può? Perché se no scappa. Ma chi scappa? Un pappagallo. È un pappagallo. C'è un pappagallo dentro la cesta e se si apre scappa. Ma senti, un pappagallo. Si chiama Sigismondo. Sigismondo, sì, un bel nome. E io voglio vedere questo signor Sigismondo. Provi a chiamarlo, lui parla. Sì, ha ragione Marcello, provi a chiamarlo, lui gli risponde. Ehi ragazzi, ma chi credete di prendere in giro, eh? Avanti, aprite quella cesta. No, un momento signor agente, ora ci penso io. Su Sigismondo, fai sentire come parli bene a questo signore. Dai. Lui non ci vuol credere che tu hai una bella voce. Sigismondo, dai, bella voce, bella voce davvero, sì. Giro, giro tondo, viva Sigismondo. Ehi ragazzi, ma chi credete di prendere in giro, eh? Adesso vi faccio vedere io cosa c'è qui dentro. No, no, no! Certo, un pappagallo. Le assicuro, commendatore, che il nostro Giacinto si trovava nel parco della sua villa solo per cercare questo pappagallo. Prima di entrare ho chiesto permesso. E anche Cucciolo ha chiesto permesso. E chi è questo Cucciolo? Un bambino che aiutava Giacinto nelle sue ricerche. Del pappagallo? Sì. Insomma, io devo dire che non mi rendo conto, ecco. Non trovo ragionevole, plausibile tutto ciò. Ma dico, ma è mai possibile che tanta gente, anche adulta, trovi il tempo di correre dietro un pappagallo? E per far questo commetta anche delle illegalità. Eh sì, perché voglio o no, padre, qui c'è violazione di domicilio, patente e indiscutibile. Forse non sono riuscito a spiegarmi bene, ma torno a ripeterle che non si tratta di un gioco, anche se può sembrare così. Sigismondo è un pappagallo ammaestrato ed è il numero di attrazione di un piccolo circo di periferia. Dopo la sua fuga, il circo ha perduto i suoi spettatori. Ci sono molte persone che non sanno come mangiare. Oh, bella, che vadano a lavorare allora! Anche quello del circo è un lavoro, singolare quanto vuole, ma un lavoro. Ma che si trovi in un altro pappagallo allora? Sarebbe molto più semplice se riuscissero a ritrovare quello. Ma è tutto incredibile, ecco. Ma che anche lei, padre, si mischi nelle faccende di un pappagallo. Anche un pappagallo può essere importante, se conta qualcosa nella vita degli uomini. In questo caso conta moltissimo. Provi a pensare che la nostra caccia è almeno importante quanto la sua. Del resto lei profonde impegno e fatica per molto meno, non le sembra? E va bene,
Lei dice che le cose stanno così e io le ripeto che la faccenda non mi convince. Io ho chiamato la polizia e quando arriveranno qui decideremo insieme il da farsi. Ma allora che vuol fare? Mi vuol mandare in prigione? In altre parole, non crede una parola di quanto le ho detto. Ma no. Lei, padre, sarà anche in buona fede. Ma i ragazzi e il sagrestano qui non mi convincono. E tantomeno poi la storia del pappagallo parlante fuggito dal circo. Ma a chi credono di darla a bere? A me? Al commendator Forra? È Sigismondo! Guardate lì, sull'albero! Ehi, Sigismondo! Come vede, nessuno aveva intenzione di dargliela a bere. Ma anche credete di darla a bere? A me, al commendator Forra, la pappagalla, prima che ti sbaglia, a posto fulmine, a posto il commendator Forra! Che brutta bestiaccia, te lo do io, te lo do! L'avevo detto, ha un pessimo carattere quel pappagallo e non sarà facile riportarlo a casa. Se dovesse prenderlo lei, ci telefoni alla parrocchia. Io? Sì, il numero è 35 16 20. Ho 30, padre. 30. Bene, andiamo, Giacinto. Commendatore. Datore. Sono stato al circo da Fulmine. Poveraccio, è proprio Groggi. Come sarebbe Groggi? Daglielo lui sempre a interrompere. Ma se io non lo so cosa vuol dire Groggi, come faccio a capire? Proprio così. È una parola in inglese. Lo dicevo io. E vuol dire che uno è giù di morale, sfiduciato. Allora è Groggi. Appunto, Fulmine è proprio giù. Domani ha appuntamento con quella signora, la regista della televisione, e dovrebbe portare il pappagallo. Ma Sigismondo non c'è. E dire che l'avevamo preso. Ma quella gente ha voluto guardare dentro la cesta. Lo so. Ma ormai che ci vuoi fare? L'importante è di tentare tutto il possibile in queste poche ore che ci rimangono. Io ho studiato un piano. Ecco. Facciamo vedere, facciamo vedere. Ho diviso la zona in 4 settori. A, B, C e D. Dunque, noi ci dividiamo in gruppi e ciascuno per conto suo batte la zona di campagna dove forse si trova ancora Sigismondo. Giacinto, che è successo? Il pappagallo è qui intorno, l'hanno visto nell'orto. Nell'orto? Sì. Ma che cosa vuole cucciolo. Come vuole cucciolo? Sì, dice, cucciolo, dove sei? Cucciolo, dove sei? E allora vuol dire che ha preso simpatia per te, ti è venuto a cercare. Scommetto che vuol fare un altro scherzo. No, aveva la voce seria. È venuto a fare la papà. Che papà è venuto a fare? La papà. Pace. Sì, la pace. Certo, non mi sembra un'idea sbagliata. Si sarà stancato di fare il matto. Sapete che facciamo? Ci nascondiamo tutti, meno Cucciolo. Tu ti metti alla finestra e per farti riconoscere canti quella canzoncina. Ma credi che venga davvero? Se è lui che ti è venuto a cercare. Sì, l'ho sentito io. Sì, presto, facciamo come ha detto Rino. Su, andiamo. Mi raccomando però, zitti e buoni. Qualcuno piuttosto dovrebbe andare a prendere la cesta. O meglio, la gabbia. Ce n'è una vicino al pozzo. E vado io. Beh, vai noi. Nascondiamoci. Presto, di qua. Mi raccomando, in bocca al pappagallo. Ciao. Giro, giro tondo, viva Sigismondo. Ci siamo, l'ha visto. No, non puoi stare così. È passato. Giro, giro tondo, viva Sigismondo. Sigismondo, vieni da Giacinto tuo e da Cucciolo. Vieni, Sigismondino, ninni, da. Oh, bello. Salve, Sigismondo. I ragazzi di padre Tobia ti salutano. Sei proprio molto bello. Certo, il più bel pappagallo del mondo. E anche il più capriccioso. Adesso però devi fare la pace con Fulmine. E
e lui ti fa fare l'attore televisivo. È simpatico, sì, Gesù. Ma ora sta buono perché ti dobbiamo portare da Fulmine. Sì. Buongiorno, come sta? Bene, grazie. Dunque, lei cercherà di tenermi il pappagallo sempre in primo piano. Naturalmente lui si sposterà, ma non di molto, non gli sarà possibile, ha una catenella alla zampetta. Sarà sufficiente Campagli, che lei faccia piacere, delle correzioni leggere. Sì, venga. Toscano, per favore, sto parlando. Ma dobbiamo mettere la luce. Aspetti che io finisca. Vabbè, aspetta un po'. Dunque, d'accordo, Anna? Sì, ho già preso nota. Vabbè, Foglia e Calò, mi raccomando, state in campana, eh? Sì, sì. E lei, signor Fulmine? Sì, sì. Dunque, lei sarà sempre in scena. Perfetto, sempre in scena. È stato il sogno della mia vita. Lo inquadrerò solo quando sarà necessario. Le altre volte dovrà accertarsi di non essere nel campo delle telecamere. Sì, mi accerterò, starò ben attento. Sa, ma stia tranquilla, la tranquillizzo. Sarà lei a fare le domande al pappagallo, naturalmente. Naturalmente, naturalmente, sì, ma stia tranquilla. Guardi, al momento opportuno lei mi fa un segno, ecco, vero? E io mi sposto a destra o a sinistra, non per nulla. Mi chiamano Fulmine, benissimo, mi chiamano Fulmine, benissimo. Sì. La camera, qual è? La mia camera. Vorrei sapere qual è la mia camera. La prego, ma io non... Sì, la mia camera qual è? Quando è fuori campo, sì, quando sono fuori campo, attento a parlare lontano dalla giraffa. Guardi, ah, beh, questa. Sì, ma io ho dimestichezza con i pappagalli, con le giraffe, non sono ancora riuscito a trasmettere. La giraffa. Ecco, allora il mio motto sarà: taci, la giraffa t'ascolta. Oh, benissimo. Ma dai un 7.5 lì. Sì, vuole un 7.5. Dunque, senta. Dunque, adesso mettiamo a punto il copione e poi facciamo una prova. Vieni, Anna. Mettono a punto il copione. L'assistente. Sigismondo è scappato! Come? Sigismondo è scappato! Sì, era di là, in quella saletta. Mi sono allontanata al momento e quando sono tornata non c'era più. Dicono che l'hanno visto entrare in uno studio. Pappagallo della malora, lo dicevo io che bisogna mettergli una catena grossa così, adesso come si può? Dunque, cosa metto qui? Cosa mi ci appendo io? Sai cosa diceva Sigismondo? Che cosa diceva Sigismondo? Che vuole i ragazzi di padre Tobia e anche Giacinto il sacrestano. Sì, pure quel bietolone, ma allora che cosa aspetti? Vai, corri, corri, ti prego! Anita! Vai immediatamente a chiamare i ragazzi di padre Tobia! Lo sai che quando si mette un'idea in testa Sigismondo non gliela toglie nessuno! Trucco? Trucco? Trucco! Qualcuno del trucco! Sì, vieni. Grazie. Ed ecco le previsioni del tempo di domani. Nel primo mattino e nel pomeriggio, cielo sereno su tutta la penisola. Che cosa succede? Solo nel tardo pomeriggio saranno leggeri annuvolamenti nel sud e sulle isole. Mondo pappagallo nel sud e sulle isole. Mondo pappagallo nel sud. Quando anche l'amore se ne va, qualcuno lo va a prendere. Fai qualcosa, cambia, manda il cartello in onda, presto, su. Presto, correte, c'è bisogno di voi. Presto. È la fine, è la fine, siamo in pieno dramma. Ma dica cosa c'è da fare. Ah, cosa c'è da fare, ragazzi? Sigismondo mette su sopra la televisione, parla, canta, recita, interviene. Ha detto che se non ci siete anche voi lui non lavora. È la fine, sono distrutto. È la fine, sì, sì, ha detto che se non ci siete voi non lavora. È vero che ha fatto il mio nome? E come no, ha detto, voglio anche Spingi Giacinto, tu. Mondo pappagallo. Però è simpatico. Sì, simpatico, ma ha la testa di una gallina. Ma se lo prendo io. Sigismondo. Ciao, ragazzi. Discorso serio. Sì, tranquillizzi, ci penso io. Sì. Lasciatemi solo con lui. Sigismondo, è ora di finirla con questa storia, sai. Ma tu non hai capito?
che io e la povera Anita stavamo morendo di fame per colpa tua. Ma adesso tranquillizzati, caro, bentornato. È in programma per te una bella trasmissione televisiva, sì. E tu sarai il vivo, è vero, la star che abbiamo lottato, è vero. La regista della trasmissione sarà la signorina Sara Dassi. Ecco, saluta, ti prego, la signorina Sara Dassi, salutala. Piacere, signorina Sara Dassi! In francese! Enchanté, mademoiselle! In spagnolo! Encantado, signorita! In inglese! How are you doing? Bravo! Ecco, e così faremo un grande programma televisivo. Lo intitoleremo, vero? Fulmine e il pappagallo. Eccola! Sempre prima lui! Non mi piace! Lo chiameremo invece Sigismondo Show! No! D'accordo, no. D'accordo, Sigismondo Show! Se... Viva la regista! Viva pappagallo! Bravo, Sigismondo! Bravo! Troppo buoni, ed ora, gentili signore e signori, per concludere, diciamo così, il nostro programma, mi permetto di formulare delle domande precise al nostro Sigismondo per assaggiarne la prontezza di riflessi. Dunque, caro Sigismondo, ascoltami bene. Come? Ascoltami bene, caro, ascolta, ci sono i... Ah, guarda, in là, quella è la camera. Dunque, ascolta, che cosa fa una gallina quando va da un marciapiede all'altro? Allora. Attraversa lo spreco! Perfetto! Ancora una domanda a favore della camera. Dunque, perché un cane entra nella bottega del macellaio? Dillo, dillo. Perché trova la porta aperta! Perfetto! Domanda particolare. Dunque, che cosa fa un negro quando viene fuori dal Mar Rosso? Per meglio dire, come è un negro quando viene fuori dal Mar Rosso? Per concludere, un'ultima domanda veramente difficile. Ascoltami bene, Sigismondo. Ecco, sempre più a favore della camera, ti prego, caro. Dunque, pesa di più un chilo di ferro o un chilo di paglia? Non sono mica scema! Ci picchia se è bravo Sigismondo! Sì. Non ha sbagliato nemmeno una risposta. Cioè, capirai, gliele ha insegnate tutte Fulmine. Sì, ma lui le deve rispondere al momento giusto. Non è mica facile, sai? Beh, direi che per un pappagallo è anche troppo, eh? Bene, comunque possiamo rallegrarci per tutte le corse che ci ha fatto fare. Ne valeva la pena. Abbiamo recuperato un vero artista. Però, l'ultima risposta non l'ha saputa dare, ed era la più facile. Quella la davo anch'io. Sì. Ah sì, e cosa dicevi che pesava di più, un chilo di ferro o un chilo di paglia? Senti lui, lo sapevo quando ero piccino così, pesa di più un chilo di ferro. Buongiorno padre! Ah, padre! Buongiorno ragazzi! Avrete visto la trasmissione, vero? Eh? È un grande successo! Ah, un indice di gradimento altissimo! Ebbene, io mi sono permesso, siccome la televisione è stata veramente tanto prodiga con me, ecco, ho portato un piccolo cadeau, chiamiamolo tale. Ecco, qui dentro c'è qualcosa per cui i bambini possono acquistare, che so io, dei cioccolatini, qualche regalino, ecco, tieni, tieni caro, e soprattutto una bella giacca nuova per il nostro Giacinto. Grazie, grazie, lei è molto gentile, un gesto generoso il suo, ma vede, ecco, noi non possiamo accettarlo. Ma non capisco, nonno. Sì, sì, può essere difficile, ma vede, quando noi aiutiamo un amico, vogliamo soltanto un grazie. E lei è il nostro amico, signor Fulmine, lei, il suo nipote, e perché no? Anche quel matto del pappagallo. E che cosa dovrei fare allora? Ecco. Nulla. Ci ha già ringraziato, no? Grazie, signore.
E si ricordi, noi siamo suoi amici. Mondo, mondo pappagallo. Bene, allora, grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. E grazie. Vi aspetto al circo. Tutti al circo. Farò uno spettacolo speciale per voi. Ah, uno spettacolo indimenticabile. Ciao. E cosa c'è, Giacinto? Non starei pensando ancora al chilo di ferro? No. Penso alla mia giacca nuova. Dieci ragazzi insieme son solo dieci, niente di più. Ma dieci amici insieme non sono dieci, sono di più. Stretti per mano dieci ragazzi sono un'infinità. Son mille cuori moltiplicati per mille volontà. Con tanti amici non hai pensieri per quello che non va. Basta un'occhiata e detto fatto c'è chi ti aiuterà. E se va male è un male da dividere in società. Siete divertiti? Sì? E allora arrivederci alla prossima settimana. Ciao!